Beh, sicuramente abbiamo molte nuove patologie emergenti, una diffusione epidemica dei disturbi dell'identità, abbiamo disturbi del comportamento alimentare, un'epidemia di anoressie, come tutti i giornali ci raccontano, abbiamo però anche episodi di auto-eteroaggressività, il bullismo, abbiamo anche questo fenomeno molto interessante degli hikikomori che si è espanso anche nel mondo occidentale, che sono questi ragazzi che stanno in un ritiro volontario nella loro stanza, con varie naturalmente gradualità e severità. Alcuni usano questo ritiro e mantengono un legame solo con internet, altri invece non hanno neppure questo legame su internet, uscendo molto raramente dalla loro stanza. E sono dei fenomeni sicuramente molto interessanti. Naturalmente poi ancora possiamo dire che un altro fenomeno molto importante nella nostra epoca sono i self-cutting, naturalmente l'epidemia di grandi quantità di tatuaggi, ma e poi naturalmente le bruciature, tutti i segni sulla pelle che naturalmente hanno dei significati molto vari a seconda delle persone o dei gruppi, piuttosto dei gruppi. Ma naturalmente di ipotesi ce ne sono tante e ogni caso, come sanno tutti gli psicanalisti, è un caso a sé stante. Però possiamo dire che c'è una grande influenza sociale sull'adolescenza, perché l'adolescenza per certi versi è una cartina di tornasole dei fenomeni sociali. E noi oggi abbiamo un cambiamento della forma famiglia che è molto importante. E questo cambiamento della forma famiglia anche ha determinato anche in parte un cambiamento sociale e viceversa, si sono reciprocamente influenzati. Oggi si parla anche di identità patchwork nella nostra società. Bisogna dire che l'adolescenza poi è anche un enzima che cambia la nostra mente, è un agente organizzatore della nostra personalità, ci permette il passaggio all'età adulta e noi abbiamo una serie di sfide importanti come l'integrazione del corpo sessuato, l'integrazione dell'aggressività, il lutto evolutivo. Queste cose, e la rifondazione dell'identità, quello che i francesi chiamano il processo di soggettivazione, queste cose sono estremamente importanti e sono naturalmente molto influenzate dal rapporto con l'altro e quindi con la società, con la famiglia anzitutto, con i genitori e quindi con la società. Quindi il cambiamento della forma famiglia, il cambiamento sociale, il cambiamento per esempio del senso morale che abbiamo, il cambiamento delle dimensioni degli ideali, influenzano molto l'adolescenza e quindi sono delle sfide rispetto a cui l'adolescente si deve riorganizzare. Certamente, questi sono naturalmente due compiti evolutivi straordinari e queste sfide che noi abbiamo visto, queste fatiche a definire l'identità come accade nella nostra società, aumenta in modo incredibile il bisogno di aggrapparsi al corpo. Il corpo diventa la roccia a cui aggrapparsi per ancorarsi alla realtà e questo naturalmente dà anche importanza, un'importanza straordinaria all'agire e agli agiti che si sostituiscono al processo di simbolizzazione. Spesso gli agiti, che, insomma già l'agire è una caratteristica del funzionamento mentale normale dell'adolescenza, però bisogna vedere i differenti gradi di questi agiti e di questo agire. E gli agiti in genere sostituiscono il pensare, il riflettere, il verbalizzare, anche se hanno in sé una pregnanza protosimbolica. Ci sono gli autori francesi che li definiscono dei tentativi di figurazione, nel senso che appaiono essere a metà tra l'intenzionalità conscia e inconscia, anche se rappresentano allo stesso tempo una difesa e una elaborazione. In alcuni casi hanno anche una funzione organizzatrice del sé. L'adolescente cioè esternalizza con un agito, il conflitto intollerabile che sente dentro di sé, che non riesce a elaborare e ad esprimere a parole. Quindi, naturalmente, con l'agito, che è spesso un agito sul corpo e nel corpo, modula la tensione
e l'eccitazione. Questi due aspetti, il corpo, l'ancorarsi al corpo e l'agito, sono particolarmente problematici in questa età della vita anche a causa dell'incremento dell'aggressività e del suo slegamento. Questo caratterizza in modo particolare l'adolescenza e gli adolescenti oggi. Ma io credo che sicuramente, sempre sulla spinta dei cambiamenti sociali, ci sono stati dei cambiamenti nell'uso e nel vissuto intorno alla sessualità. L'atto sessuale oggi è investito di per sé con delle caratteristiche particolari. Abbiamo questa sessualità naturalmente anche sul web, che è molto significativa. Quello che è caratteristico oggi, diciamo che c'è una maggiore intercambiabilità, per esempio, del partner, che non è ricercato come oggetto di per sé, a volte è sfruttato come ruolo, come fornitore di sensazioni di cui l'adolescente ha fame. Per esempio, ho avuto parecchi casi dove delle ragazze avevano per esempio numerosi rapporti sessuali passando da un partner all'altro nel loro liceo e erano anche molto fiere di essere vissute e immaginate, vissute dai loro compagni come queste donne abbastanza libere. E a volte non sapevano neppure il nome del loro compagno occasionale, che poteva essere conosciuto in un concerto o in una festa. E questi comportamenti però naturalmente forniscono un conforto effimero e sono usati a volte per contrastare la paura della dipendenza, la paura per esempio della dipendenza da una relazione amorosa. Cioè, queste ragazze avevano questi comportamenti sessuali ripetuti anche perché si difendevano dalla paura di innamorarsi o dalla paura di un legame più profondo con un amico o un'amica, o con la paura della dipendenza anche dall'analista. Questo per dire della sessualità. E per dire anche di come questi adolescenti hanno cambiato il modo di vivere la sessualità. Questo, c'è un aspetto su cui forse ci potremmo soffermare, che è questa situazione dove il sentire un po' si è sostituito al pensare. È come se la dimensione del mondo sensoriale diventa qualcosa di dominante. Io credo che si tratta di una sorta di neosensualità su cui dobbiamo soffermare la nostra attenzione, che è qualcosa che caratterizza anche oggi molto il modo di vivere la sessualità e il corpo nell'adolescenza. Ma io più che di patologia dell'esternalizzazione parlerei di patologie dell'interiorizzazione o dell'interiorità e di una difficoltà all'internalizzazione. Cioè, si vive fuori per l'enorme difficoltà a vivere dentro, e questo per esempio ne è un esempio molto chiaro, l'anoressia, questo male epidemico che è l'anoressia. Se è vero che noi dobbiamo distinguere fra vari tipi di anoressia, non ce ne stanno più di uno e dobbiamo tenere a mente molto bene la diversità fra l'uno e l'altro, tuttavia possiamo dire che tutte queste forme di anoressia hanno in comune un'organizzazione mentale che è caratterizzata da una difficoltà introiettiva che rifiuta e attacca la possibilità di pensare e che fugge dal vuoto interno. E impedisce l'introiezione proprio perché fugge dal vuoto interno. E questo è un problema molto grosso. Quindi io più che di patologie dell'esternalizzazione parlerei di patologie dell'interiorizzazione. Beh, oggi tutti noi abbiamo delle risorse in più, sicuramente. Gli adolescenti di oggi sono per certi versi alla ricerca di una maggiore verità. Di un senso del sé più autentico. Se noi non li limitiamo e non li blocchiamo, hanno una ricchezza straordinaria e una capacità di guardare al futuro con una straordinaria forza. Sono meno limitati probabilmente di noi, sono meno contenuti di come noi eravamo, ma sono anche evidentemente in questo senso più liberi e forse più audaci.